Niente, stasera ragazzi, facciamo un vlog serale, non sono riuscito a filmare niente durante la giornata, quindi facciamo tutto ora. Mi sto facendo un giretto nel motorino, giornata super di relax, ma principalmente perché ieri appunto ho avuto questa giornata infernale e dovevo assolutamente, spero che provo a mettermi almeno, ok. Ok, visto che ho avuto questa giornata infernale dovevo provare almeno oggi a stare tranquillo, quindi mi sono svegliato cosa per le 10:20, alle 10:30 sono andato a fare colazione con qualche amico in ritardo, però vabbè, va così, è tornato il chicco, è tornato Dario, insomma è tornato un po' di gente. Poi durante la giornata, di la verità, non ho fatto nulla di interessante, anzi a casa, principalmente stanchino a riposare, tuttora sono stanco morto. Adesso mi sto facendo appunto un giretto in the scooter, mi dovrei vedere con una mia amica. E niente ragazzi, questa settimana sono riuscito a guadagnare 2 iscritti, quindi siamo saliti, e il resto delle percentuali ve le dico dopo perché sinceramente non me le ricordo proprio per niente. Domani ricomincio al lavoro, sarà una settimana d'inferno perché il mio collega con cui lavoro a stretto contatto, lui è in ferie, quindi io dovrò risolvere tutti i problemi da solo, visto che sono ancora in formazione, nonostante 2 mesi, insomma. Poi oggi novità, ho comprato una vacanzina a Napoli, vado a trovare una mia amica che mi ha invitato in campeggio, quindi vado 4 giorni dal 10 al 14 di agosto, dai almeno faccio qualcosina in questo caso. E mi fa super piacere perché sennò non riesco a fare assolutamente niente, mannaggia. E quindi quello, devo sentire ancora mio fratello americano per la California per riuscire a vedere se riesco ad andare, ma la vedo, non dico complicata, ma non lo so, non mi scompiffera, è più complicato del previsto secondo me, anche a livello economico, perché cioè no, forse lì neanche troppo, ma sì, no, qualcosina, lui mi ha detto che mi paga a metà volo. E quindi dai, quello ci starebbe. Diciamo che come priorità adesso devo aspettare che finisca il periodo di prova in azienda, che scade appunto tra 3 minuti no, ciao, e ad agosto, i primi di agosto, quindi ancora un mese abbondante, bisogna tenere duro ragazzi, dopo da lì sarò molto più rilassato con un sacco di altri progetti. Allora, eccoci qua ragazzi, eccoci qua, finita la serata. Adesso torniamo a casa, non so neanche che ore siano, ma lo scopriremo tra una decina di minuti. E anzi no, c'è l'orologio qua, il motorino. Mezzanotte 5, speravo di arrivare, di finire un po' prima la serata, mannaggia. Anche perché sono stanco già ora e domani mattina mi sveglio presto, quindi non il massimo. No, assolutamente non il massimo, però va bene così. Comunque adesso ci starebbe iniziare a fare vlogs con lo scooter sullo scooter e non in macchina, ogni tanto quando vado in città ci sta, alla fine tengo le mani comunque sul manubrio, voi mi sentite bene perché ho il microfonino, quello con l'addomesticatore del vento, conosciuto come gatto morto. Alla fine non ho fatto le statistiche in modo particolare, anzi sappiamo solo dei 2 iscritti, però il resto mi pare che fosse in linea con la settimana scorsa, quindi non il massimo ma neanche terribile. Ragazzi, che dire, non diventerò mai famoso, mai ricco, ma almeno ho sempre entusiasmo nel fare queste cose e aggiungere un pochino di pepe alla vita. Sicuramente tanto entusiasmo, ecco, tanto entusiasmo. Oh, che bello vedere 2 che litigano, 2 coppiette. Mannaggia, è rosso, vabbè. E niente ragazzi, niente, io sono molto excited per la nuova settimana, le cose che succederanno, avrò finalmente un pochino di responsabilità in più che dovrò sicuramente provare a,
a domare e utilizzare nel modo corretto. Il fatto che mio collega sia in vacanza e quant'altro mi intriga come cosa. Probabilmente mi annoierò a morte, ci sarà poca roba da fare, ma almeno dai, si prova, ci si butta. Poche chiamate, quello sì, mi annoierò. Mi annoierò. Comunque tra un po' è anche il mio compleanno, ragazzi, io non so minimamente cosa fare. Se fare tipo una pericena, una cenetta, non ne ho. I don't have a minimal clue su che fare, chi invitare e quant'altro. Mi piacerebbe, solo che più che altro, sapete cosa? Il mio compleanno cade sempre di martedì, mercoledì, comunque in fra settimana, quindi tanta gente lavora, tanti sono fuori sede, quindi non sono neanche a Verona, e quindi la domanda esistenziale è sempre la solita. Io preferisco fare qualcosa con poca gente e il giorno del compleanno, oppure posticipare tipo il weekend successivo o aspettare un po', cioè cos'è importante? A parte questo, spostare questo telo che c'ho addosso. Perché io sono dell'idea, cioè tipo io ragazzi sono dell'idea che va bene anche spostare della serie. Io all'elementare una volta il mio compleanno l'ho festeggiato tipo a settembre, perché luglio, chi cazzo vuoi che ci sia a luglio? Cioè sono tutti in vacanza ovviamente, sono tutti in vacanza. Ed è come sono spesso io in vacanza il 23 luglio. Questo sarà uno dei pochi compleanni dove sarò a casa qua. E è strano, c'è sempre via, l'anno scorso ero a Napoli, spesso ero in America o al mare. Hanno fatto 26 anni, dov'è? Mamma mia. Non me lo ricordo neanche. Dopo la Puglia, quell'estate lì, ero a Verona quando ho fatto 26 anni, sì, con la mia ex, sì, mi aveva organizzato una bella giornata. Comunque, mamma mia, c'è 2 anni. Comunque ragazzi, non ci facciamo scoraggiare, io devo capire cosa fare, devo capire che giorno farlo, soprattutto chi invitare e quant'altro e cosa fare. Non so, c'è sempre quest'ansia da prestazione, del compleanno, madonna puttana, quanti cazzo di buchi. Ragazzi, sono stufo di beccare questi buchi, Dio santo, le strade le devo fare bene, sembra il Bronx. E niente, io adesso filo a casa, filo a letto. Perché se no non riesco a fare niente. Scusate per questo vlog un po' improvvisato, ma devo fare assolutamente tutti i giorni qualcosina, aggiornare la fanbase, tenermi aggiornato, farvi vedere che sono vivo, vivo e vegeto, anche se lo scoprirete con una settimana di ritardo. Adesso si vola a casa. Io ho ancora tipo tutti. Ho ancora tutti i vestiti piegati, stirati sul letto, che non ho la minima intenzione di mettere via, troppo stanco. Vado a letto così. In qualche modo ci starò. Che bello sto qua, sto motorino che passa color rosso davanti alla polizia. Che carino. Va bene ragazzi, comunque detto questo, noi ci aggiorniamo per il prossimo video. Solita routine, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella se volete supportarmi, questo è l'unico modo che avete, potete anche fare donazioni a titolo gratuito per me. Ragazzi, potete anche fare delle donazioni se vi interessa, nella descrizione trovate dei link con l'attrezzatura che potete comprare. Io sono affiliato a Amazon, quindi mi lasciate qualcosina. E noi ci vediamo al prossimo video. A presto!